l'importanza degli ideali della sostenibilità, dell'equità e della solidarietà, interpretandoli in maniera diversa dal modo in cui sono stati interpretati dalla sinistra per 250 anni. Cioè, tra l'altro, questa dimensione storica non va dimenticata. La sinistra non è sempre esistita. La solidarietà è sempre esistita, l'equità è sempre, la pulsione alla solidarietà, la pulsione all'equità è sempre esistita. La sinistra è nata 250 anni fa. Quando sento qualcuno che dice Gesù Cristo era di sinistra, a me non so se mi viene da piangere o da ridere. All'epoca di Gesù Cristo, destra e sinistra erano due orientamenti spaziali. Questa è la destra e questa è la sinistra. Non avevano nessun significato politico. Allora, nell'animo umano, la tendenza all'equità e la tendenza alla solidarietà sono precedenti alla sinistra e secondo me devono essere rivendicati e ridefiniti, liberandoli dai limiti con cui li ha interpretati la sinistra, perché era all'interno dello stesso orizzonte culturale della destra che finalizzava l'economia alla crescita e alla produzione di merci. È un discorso che evidentemente non possiamo affrontare in questa sede, per merita maggiore approfondimento, però per noi è un punto fondamentale. Mi viene da dire, ho avuto recentemente un confronto con alcune persone, non faccio neanche i nomi, no? I quali dicevano il welfare state degli anni 60, dobbiamo aumentare i debiti pubblici perché in questa maniera rilanciamo l'economia e così via. Come se negli anni 60 il welfare state fosse stato gratis. Non esistono pasti gratis. Il nostro welfare state negli anni 60 l'hanno pagato i popoli poveri, da cui prendevamo le materie prime senza pagare il giusto, va bene? L'ha pagato il danno ambientale, perché i problemi lì sono venuti fuori, no? L'hanno pagato le generazioni che non erano ancora nate. Va bene, allora noi pensiamo che tutto questo discorso, cioè, riproporre Keynes oggi, soltanto delle persone che non vedono che dall'epoca di Keynes a oggi è cambiato tutto, lo possono fare. All'epoca di Keynes vivevano nel mondo 2 miliardi di persone, adesso siamo 8 miliardi. All'epoca di Keynes non c'era l'effetto serra, adesso sta distruggendo l'umanità. All'epoca di Keynes gli oceani non erano pieni di bottiglie di plastica grandi come gli Stati Uniti. All'epoca di Keynes non c'era la fertilità dei suoli, non era dimezzata come è dimezzata oggi. Noi dobbiamo avere la capacità, quindi quello che proponiamo è una rivoluzione di carattere culturale prima o insieme a una rivoluzione di carattere politico, su cui abbiamo solo delle intuizioni, non abbiamo delle certezze. Abbiamo bisogno dell'intelligenza, della professionalità, della cultura di tanta più gente che implementi queste cose o che ci dica guardate che state sbagliando tutto. Però questa è la cosa, non è possibile oggi fare soltanto un discorso di carattere politico che non abbia invece una valenza anche di carattere culturale, che rimette in discussione tante cose che diamo per scontate e che non sono scontate. Le diamo per scontate perché ci siamo cresciuti dentro. Io vedo una difficoltà enorme a capire questo discorso, a distinguere il discorso della sinistra dall'idea dell'equità e dall'idea della solidarietà. Perché tutti noi siamo cresciuti in un clima in cui erano insieme, erano la stessa cosa. Ecco, noi dobbiamo invece rivalutarle, perché l'unica maniera non è quella di tentare di rifare una sinistra vera, perché quella attuale non è sinistra, eccetera, eccetera. La cosa fondamentale è rivendicare la bellezza, l'importanza e la capacità di guida di questi ideali, perché sulla base dell'equità, sulla base della solidarietà, noi dobbiamo costruire delle politiche economiche e industriali. Ok, prego. Sì, il problema, diciamo così, veramente ci sono delle questioni di merito, cioè a Tivoli si riesce ad adottare un insieme di soluzioni che permette la risoluzione di un problema. La cosa è che sembrerebbe a quel punto normale che questa cosa si espandesse quasi autonomamente, cioè ci fossero ci sono dei problemi, molti altri comuni sulla tassa sui rifiuti, eccetera, vedono una soluzione e questa cosa piano piano, comunque con una velocità di un certo tipo, si dovrebbe diffondere, non ci dovrebbe
problema in realtà della politica, come diceva, è un po' una questione di me, cioè se 2 più 2 fa 4, non è che sia di destra o di sinistra, è semplicemente, diciamo, una cosa di fatto, una verità di logica, anche una verità di fatto, sotto certi aspetti. Però questa cosa non funziona in qualche modo. Cioè nella politica c'è un distacco tra parole, ideologie, anche belle, soluzioni anche ottime, e quelle che poi sono i risultati. E penso che questo sia in gran parte, cioè questo distacco tra ciò che è marketing, pubblicità, e quello che poi viene effettivamente realizzato, tra promesse e tradimento, che sia la base della profonda disaffezione, oltre a, diciamo, altre sfere come il crollo delle ideologie. Cioè. Il problema è che noi potremmo avere delle soluzioni di merito, ma queste non passano. Da una parte, perché comunque c'è un meccanismo politico che è basato su certe logiche per cui si fa del marketing e le soluzioni di merito neanche interessano, perché interessano altre cose, interessano solo come pubblicità. Dall'altra parte,